parte della disponibilità, future iniziative comuni. Chiamo a intervenire Luca Talluri, presidente di Federcasa. Credo sia un elemento importante anche nell'azione del recupero, anche delle domande dei propri pubblici. Grazie Massimo. Intanto buongiorno a tutti, grazie dell'iniziativa, sono contento di essere qui, non solo perché siamo a Firenze, nella mia città, ma perché appunto penso che questa iniziativa sia un piccolo segnale importante dentro la discussione nazionale che stiamo facendo in questi mesi. Personalmente come presidente di Federcasa, oggi parlo forse più da presidente di Federcasa che da amministratore dell'azienda ERP di Firenze. Noi abbiamo intrapreso un percorso con tutte le sigle dei sindacati di inquilini nazionali perché appunto riteniamo che l'unità con i sindacati degli inquilini da parte degli enti gestori sia una precondizione per fare qualsiasi tipo di ragionamento, e quindi ecco perché sono contento di essere qui oggi a continuare a un ragionamento che è in corso. Potrei dire semplicemente intanto che condivido completamente l'intervento che ha fatto Sara Funaro, con la quale si capisce che io e lei dialoghiamo quotidianamente avendo la stessa impostazione, la stessa visione, potrebbe essere il mio intervento. E condivido molto anche le cose che sono state dette da Riccardo Mancini rispetto al ragionamento che ha fatto sul fatto che le toppe non hanno più senso. Riccardo richiamava uno studio che abbiamo fatto noi l'anno scorso ad inizio anno e poi presentato a livello nazionale a Palazzo Chigi come Federcasa con Novisma, che ha inquadrato finalmente in maniera definitiva, puntuale e certa quello che è il disagio economico, di conseguenza il disagio abitativo e di conseguenza anche l'emergenza abitativa in questo paese. Quello studio è stato un po' un giro di boa perché ha riaperto la discussione in maniera chiara, e riaprendola in maniera chiara ma anche reale si è compreso tutti, il governo per primo, che era necessario, è necessario mettere una toppa, perché come dire, i finanziamenti della legge 80 articolo 4, il piano diciamo del recupero degli alloggi di risulta che ci dava appunto anche Sara prima e anche Riccardo, questo è, e noi abbiamo detto al governo, siccome il ministro Lupi aveva messo 470 milioni spalmati in 10 anni, 2014-2024, quindi 4,70 in 10 anni, capite, sono 47 l'anno mediamente, cioè poco e niente, quantomeno se si può mettere una toppa, mettiamola in maniera che si senta, che sia significativa. E quindi abbiamo proposto come Federcasa, il presidente del Consiglio Renzi e al ministro Del Rio, che aveva sostituito Lupi, di concentrare di questi 4,70-230 in un triennio 16-17-18 per recuperare almeno circa 16.000 alloggi di risulta per i voti, finanziando appunto la linea A fino a 15.000 per alloggio e la linea B fino a 50.000 alloggi, e sono l'articolo 4 della legge 80. Questo perché? Non perché la toppa abbia un valore in assoluto, il valore è quello lì, che è comunque meglio di niente, ma perché la toppa, mentre la spendiamo, mentre la attuiamo, anche se poi ci sono quei problemi che venivano enunciati, cioè il problema delle regioni che fanno da tappo anche all'applicazione della toppa, però intanto si può, senza fare slogan, ma in maniera seria, approfondita, quindi tecnicamente fondata, permettetemi di fare un minuto l'ingegnere, va bene, capire qual è lo spazio per trovare una soluzione strutturale, no? Quindi la toppa ha lo scopo di mettere dei soldi veri, di spenderli per quanto valgono, ma soprattutto mentre si spende quei soldi lì si deve usare quel tempo che la toppa ti apre, la finestra temporale, per ragionare di una soluzione strutturale. Noi come Federcasa, e su questo stiamo ragionando in maniera forte con tutti i sindacati degli inquilini, qui c'era prima anche Simone Porzio e Sonia, non so se c'è ancora, lo saluto se c'è, su che cosa? Sul fatto che siamo consapevoli che l'Italia ha un modello di edilizia sociale che ha una sua storia, una sua tradizione, che è prettamente, tipicamente infrastrutturale. Si dà una casa, si dà un alloggio, che trova anche dei riferimenti tra l'altro non diretti, indiretti, nella
nostra Costituzione come criterio, come logica. Non è diretto il diritto alla casa, non c'è, però si può dedurre. E questo approccio lo è fin dalla fine dell'Ottocento, quando nacquero i primi IACP, i primi istituti autonomi di case popolari. Ed è rimasto, a tutt'oggi è così, perché anche quando nel 98 abbiamo regionalizzato la delega alla casa e chiuso la GESCA, che è il finanziamento diretto strutturale e continuativo nel tempo dell'edilizia sociale, abbiamo fatto 20 leggi regionali che guidano l'attuale sistema, che di fatto sono in forte continuità in termini gestionali con quello che c'era prima, cioè le ATER o gli IACP. E quindi vuol dire che l'approccio infrastrutturale caratterizza il nostro sistema italiano dell'edilizia sociale. Guardate bene, ed è una, non solo una storia, una tradizione, perché da 120 anni tutt'oggi è così, ma anche perché si sposa perfettamente con l'idea che è presente in termini culturali molto forti dell'acquisto della prima casa in proprietà. Perché noi abbiamo il 73% di prime case formalmente in proprietà, più c'è un altro 11% che porta a 84%, di che cosa? Di papi e nonni l'hanno data a figliola e nipoti in maniera gratuita, quindi è come se, quindi noi abbiamo più dell'80% di prime case in proprietà in un modo o in un altro, perché abbiamo una tradizione, una storia culturale di questo aspetto, cioè il nostro approccio contadino, come lo chiamava Riccardo De Cipri, probabilmente ci spinge a questo. Guardate, non si è intaccato così fortemente, perché le attuali generazioni dei trentenni, che sarebbero quelle più esposte alla scelta, la compro o non la compro, soltanto in quota parte non la stanno comprando, perché è vero che hanno una debolezza economica totale rispetto agli anni 60, 70, 80, quando da soli si poteva comprarla, però ancora utilizzano i soldi delle famiglie di provenienza, dei genitori, per sommarci un proprio mutuo e comprare lo stesso, perché questa è la verità. Cioè l'ABI, quando dice che i mutui sono ripartiti e soltanto il 27-30% sono surrughe, ci dice che sono ripartiti per comprare casa, non per comprare banche, perché l'elemento culturale non è venuto giù. Questo dobbiamo avere l'onestà intellettuale di dirlo. È una caratteristica del nostro paese che, sommata all'idea dell'approccio infrastrutturale dell'edilizia sociale, ci dà un quadro di riferimento. E allora di fronte a questo lo si dice, beh, la soluzione più immediata, più logica, più diretta, che io comunque continuo a proporre, è quella di reintrodurre una cesta al 2 la vendetta, diciamoci la verità, cioè una tassa di scopo che ricomincia a rifinanziare in maniera strutturale e stabile l'edilizia sociale italiana, cioè le case popolari, affinché si risponda a queste 150.000 nuclei familiari che sono in gradatoria. E attenzione, non solo sono 650.000 imprenditori, ma probabilmente ce ne sono molti di più che appartengono all'emergenza abitativa e che non hanno fatto domanda, ma se la facessero ci entrerebbero perfettamente. Ecco, io non so se questa battaglia di reintrodurre anche per motivi di fiscalità, cioè di avere un'opinione pubblica che è disposta a accettare una nuova tassa di scopo, sia, come dire, una soluzione. Certo va fatta, perché comunque è un riferimento, un orizzonte, sapendo che ha questa forte debolezza. Beh, l'alternativa, come tanti hanno proposto in questi 7-8 anni, perché 7-8 anni, non 7-8 mesi, che è nato lo start-up dell'idea del cosiddetto housing sociale, parola che tra l'altro ha traviato molto i livelli decisori, perché se uno ha un approccio superficiale appartiene a un livello decisore, sente sociale, social, magari si è fatto un'idea, come dire, no? E in più uno storytelling di quelli che hanno proposto quella roba lì completamente sbagliato, perché nello storytelling, direi quasi commerciale, di quella roba lì ci hanno raccontato che quello era il sogno dell'avvenire dell'edilizia sociale italiana e che l'evidente strutturale, come dire, inefficacia e inefficienza, per non dire fallimento, dell'ERP, delle case popolari, lo motivava ancora di più. Quindi hanno fatto alcun errore di storytelling. Quella roba lì non è decollata, e non è decollata perché la fascia grigia a cui doveva rispondere naturalmente c'è, quindi come qualunque cosa che c'è può essere meritevole in senso astratto di attenzione e risposta, per l'amor del cielo. Poi si entra nel gioco delle priorità e io dico, siccome c'è, ma è piccola, debole, labile e volatile, perché se mi posso permettere 430 euro al mese certi di affitto, che è il canone da housing sociale in un'area metropolitana, perché per coprire un costo di gestione e costruzione di un housing sociale devi chiedere quei soldi,
quei soldi se no non stai in piedi. E lo dico io perché noi lo facciamo nella nostra città, Firenze, in un'area metropolitana media qualsiasi d'Italia, e quando io fo, come dire, quella minima quota parte di ERS, housing sociale, chiamato non mi pare, per stare in piedi devo chiedere tra i 400 e i 450 euro al mese per un appartamento di 60, 70, 80 metri quadri. Beh, quello quando si potrà permettere di arrivare a 600 prende scappa e si sta in mudo, perché il livello culturale di dire la voglio mia è fortissimo in Italia, non è venuto giù neanche tra i trentenni. Allora l'alternativa quale sarebbe a quella della GESCA se non l'implemento? Beh, l'alternativa è, come qualcuno appunto di quelli che hanno raccontato, come dire, l'housing sociale come soldo dell'avvenire, è quella di modello europeo. In tutta Europa c'è solo una cosa, quella e solo quella, l'housing sociale, che è un approccio non più infrastrutturale ma appunto sociale, perché io do un contributo all'inquilino per pagarsi l'affitto, chiunque sia colui che offre l'alloggio sociale, pubblico o privato. Beh, io dico attenzione, al di là degli astrattismi o del fatto che tutta l'Europa è in quel modo, un motivo per cui noi ancora non ci siamo arrivati non è soltanto perché siamo molto ancorati alla nostra tradizione di 120 anni di logica infrastrutturale, perché non abbiamo i soldi per fare quella roba lì, oltre la forza politica per, come dire, prendere quella decisione, no? Perché bisognerebbe avere soldi e forza politica nel livello di decisione nazionale per atterrare quel modello, quello di stampo europeo. E allora il tentativo tutt'oggi presente di continuare a insistere in soluzioni che nella migliore delle ipotesi sono soltanto un astrattismo teorico, ovvero in maniera teorica, sono una perdita di tempo, di soldi e di energie. Quindi è evidente che se noi non riusciamo, per un motivo o per l'altro, a reintrodurre una soluzione strutturale, che sono per due estremi, va trovato il pertugio, cioè la strada nel mezzo. Questo vuol dire avere una concretezza, e in questo senso va sfruttato la finestra temporale dei pochi soldi toppa per la legge 80, per trovare la soluzione nel mezzo. È come quando si arriva la sera a cena alle 9:30, i negozi sono chiusi, io devo aprire la dispensa e il frigo, guardare che c'è e stabilire che mi devo fare la cena quel che c'è. E guardate, si può anche venire buono, perché se io ho della farina, diciamo, di mais, di forgentone, gran turco, chiamato come mi pare, e il cavolo nero deve una buonissima farinata del cavolo nero, con due ingredienti che più povero si può. Io credo che questo paese, per la dimensione che ha, ha sicuramente la forza di trovare la soluzione, il pertugio. E perché va trovato il pertugio? Perché un piano casa serio, forte, deve durare almeno 15 anni, non di più. Non abbiamo l'ambizione di pensare ai prossimi 50 o 100, ma 15 sì, perché con un piano regolatore che se l'è fatto bene dura 15 anni, anche un piano casa se l'è fatto bene dura 15 anni. E allora noi, avendo ben chiaro, come ce l'ha già chiaro il governo che l'ha citato, i riferimenti, le condizioni a contorno, come si suol dire, come si chiamano, no? Ovvero che abbiamo una tradizione infrastrutturale, abbiamo circa 1 milione esistenti di case popolari, abbiamo un housing sociale che è di circa 10-15 mila alloggi sommati tutti, quindi niente, perché anche su questo bisogna fare chiarezza, no? 1 milione contro 10-15 mila, quindi è evidente che quella non può essere neanche volendo una soluzione, è inutile inseguire, come dire, degli storytelling commerciali raccontati bene. È evidente che io devo andare a trovare il pertugio. Il pertugio si chiama uso dell'urbanistica e quindi delle normative urbanistiche, uso di meccanismi gestionali che costano zero, cioè la capacità di rotazione, e la capacità di rotazione con il coraggio di applicare, lo dico tra l'altro a un sindaco degli inquilini, che so che uno è ancorato a quell'alloggio perché magari sta lì da 30 anni e può continuare a averlo, ma la vera sfida è continuare a avere una casa popolare, non quell'alloggio lì. Perché se io sono una persona di 75 anni che è andata lì 30 anni fa con una famiglia di 5 persone e ora sono da solo, è evidente che gli 80 metri quadri forse non è più opportuno tenerli. Magari in 35 metri quadri ci vivo lo stesso, essendo da solo. Quindi la partita magari sta nella capacità di fare anche rotazioni, ma le rotazioni si devono fare anche
in funzione, come dire, delle fasce di reddito, perché è falso teorizzare che nelle case popolari ci sono i ricchi, e questa storia del teorema dei ricchi nelle case popolari, a cui i livelli decisori superficiali in primis delle regioni cominciano ad apporcare pensando di abbassare, sbagliando, il reddito di permanenza nelle case popolari, è una falsità, perché chiamare una persona di 75 anni o una coppia gli ultra settantenni che hanno semplicemente una pensione ciascuno dei ricchi è un falso. Bene, questo va detto, certo, a chiare lettere. Però al tempo stesso, siccome lo sappiamo che il sistema attuale del milione di case popolari sta in piedi in un equilibrio tra chi paga il canone minimo sociale, che cambia da regione a regione, in Toscana ora è 40 euro, ci sono regioni come la Calabria che è ancora 5 euro, voglio dire, e chi ne paga magari 180-200 e fa la media nazionale 90 euro al mese, permette di stare in piedi quel sistema. È evidente che non puoi fare la corsa a intaccare il sistema da un punto di vista se te non hai un elemento strutturale costruito. Diventa un'azione stupida, che soltanto superficialmente può apparire come veritiera, e quindi pericolosa addirittura. Pericolosa, strutturalmente pericolosa. Allora io penso che se noi mettiamo insieme elementi gestionali, l'urbanistica, in primis delle aree dismesse da recuperare, qui c'è il demanio presente che ha una sua piccola parte di queste aree, perché noi chiediamo agli sviluppatori, invece di perseguire il 17-18%, 16%, che sono le redditività in gioco attualmente, magari arriva ai 10 con certezza di avere in tempi rapidissimi e sicuri e certi permesso a costruire, può mettere in discussione una percentuale della sua redditività per l'edilizia sociale, idem su una buona parte degli oneri di urbanizzazione che invece stanno in capo al comune che li prende, allora si apre una finestra, così come con gli strumenti che riguardano, come dire, il permesso a costruire semplice. Molti comuni hanno introdotto nei piani regolatori, grazie alla legge regionale, il fatto che, come dire, ti do il permesso a costruire se tu fai il 20% dell'edilizia sociale. È chiaro che questa partita diventa difficile da fare, che se io devo costruire 10 appartamenti, dei 10 averne 2 che sono l'edilizia sociale e gli altri 8 li vendono nello stesso edificio, lo dice, ma vendo per gli altri con quei 2 lì. Bene, allora introduciamo un upgrade, ovvero di trovare gli accordi tra 3-4 privati che fanno atterrare su una delle tre aree tutto il 100% di più 20% di ciascuno. Ma anche questo è difficile, perché poi mettere d'accordo 4 privati in complesso e comunque le aree su cui farle cadere sono difficili da trovare, o comunque si esauriscono. E allora gli aggiungo, mettiamo il terzo upgrade, ovvero quello di dire si remunera il comune di più 20% se non lo fai. Ti dico, lo puoi fare, se non lo puoi fare o non lo puoi fare, ti remuneri. Questo è un altro strumento, non è né il passaggio al modello sociale di stampo europeo né la GESCA. Quindi l'urbanistica è il grande strumento, se non si vuole introdurre tasse o mettere i soldi per atterrare ai modelli europei. Gli elementi gestionali che prima dicevo, che permettono la rotazione, e questo deve essere fatto se gli enti gestori di case popolari sono anche gli enti gestori dell'housing sociale, perché se io sono quello che ha in mano entrambe le opzioni, io riesco a far fare le rotazioni e a mettere quelli da 180-200 euro al mese delle case popolari dentro l'ERS e liberare per l'ERP quelle per i più poveri, ma solo se sono io l'ente gestore, perché allora li controllo tutti io i canoni. È inutile quindi promuovere, come è stato fatto 2 giorni fa a Roma da parte della Lega delle Cooperative, l'invenzione che non esiste del gestore sociale privato, nella speranza di dare un futuro alle cooperative. Questa è un'azione concreta che, come dire, di nuovo di tipo commerciale, che prevede perdere tempo, risorse e energie di questo paese, perché è una soluzione che strutturalmente va a battere nel muro, come è andata a battere nel muro l'housing sociale, perché il fondo FIA di CTP che ha costruito le case popolari a Matera, a Grosseto e a Belluno e a Gorizia, invece delle 11 aree metropolitane, trasformando quell'operazione forse più in una marchetta che in un'operazione di edilizia sociale, di housing sociale, è stato un modo per perdere tempo. 2008-2017, partendo dal 2008, signori. Quindi io dico, infatti ne hanno fatti 6.000 su 20.000, non lo dico, ma sicuro si arriva a 20.000, bene, meno male, speriamo, me lo auguro per il sistema paese.
e spero che siano dove servano, spero che siano dove servano. Ultimo elemento, ma altrettanto importante, è quello di utilizzare, come dire, anche lì, raschiando il fondo di barile, se non si può andare nei due estremi, la realtà di Infinite, che è la grande SGR pubblica, e di INAI, che è una cassaforte, introducendo una legge di stabilità che si può accedere a INAI non solo come regioni e comuni, ma anche come ATE. Questo è quello che proporrà il Presidente del Consiglio e il Ministro. Allora io penso, se non si mette insieme tutta la sommatoria di queste singole azioni concrete e puntuali, allora si è fatto la farinata del cavolo nero. Sapendo che, come dire, la teorizzazione, lo spendere tempo, soldi e energie per teorizzare soluzioni strutturali ma solo teoriche astratte, nella migliore delle ipotesi è appunto una perdita di tempo. Nella peggiore delle ipotesi è il tentativo di fomentare la marchetta per dare lo stipendio a 350 persone a livello nazionale. Io penso che questo è il compito, la sfida che ci attende nel qui ed ora, di adesso e dei prossimi mesi, chi è chiamato ad avere un ruolo in questa partita. Noi come Federcasa, quindi come raggruppamento di tutti gli enti gestori di case popolari, siamo consapevoli di questo ragionamento. Su questo ragionamento sviluppiamo la nostra azione, consapevoli che dobbiamo attaccare anche gli elementi di criticità di tipo gestionale interni a noi, perché, come dire, essendo obbligati, piaccia o no a chiunque, a noi stessi per primi, perché anche noi stessi per primi dobbiamo superare le resistenze di alcuni approcci interni ai nostri dipendenti, al modo di gestire questi enti. Saremo chiamati a dover essere protagonisti dell'edilizia sociale italiana, visto che il 99% delle case dell'edilizia sociale sono le case popolari, perché 1.010.000 è chiaro che si sta parlando del 99%, e anche nei prossimi 15 anni di fatto rimarrà così, sapendo che dovremo arrivare almeno a 1.100.000, 1.200.000 per avere un corpo di alloggi di edilizia residenziale pubblica sufficiente a gestire attraverso la rotazione quei 650.000 nuclei che lo richiedono, come era negli anni 90. Perché guardate, negli anni 90, quando è stata fatta le norme che caratterizzano il sistema attuale, cioè la 93, che era la legge sulle vendite, per non dire sulle svendite dell'edilizia popolare, visto che poi molte regioni hanno fatto la legge regionale sulle vendite di fatto in continuità con la legge del 93, va bene? Poi è stata chiusa la pesca a dicembre 98 ed è stata regionalizzata a dicembre 98. È evidente che quel sistema aveva però una precondizione, cioè la piena occupazione del sistema paese e 250.000 nuovi familiari in graduatoria di case popolari. Capite? Piena occupazione 250.000. Oggi non abbiamo la disoccupazione che sfiora il 15% e 650.000 nuovi familiari. È un sistema dell'edilizia ancorato a quelle scelte di allora di tipo strutturale, con l'esaurimento di tesoretto dell'ex Gesca, che in questi 18 anni da allora a oggi si è esaurito. E quindi è evidente che noi siamo costretti a dare una risposta, è evidente che le regioni che hanno la possibilità teorica astratta, e non l'ho citata, la cito adesso in conclusione, ma siccome anche quella in quanto teoria astratta sappiamo già che non sarà utilizzata, perché hai la delega, vuoi tenerti il livello di potere in maniera assoluta e assolutissima, caccia i liberi, caccia il messo, caccia soldi, allora nessuno potrà mettere in discussione l'assolutismo del livello di potere di chi nessuna delega. Metti lo 0,2 o 0,5 del tuo bilancio della sanità, levando i soldi della sanità sull'edilizia e risolvi in maniera strutturale quel problema. Non lo vuoi fare, non lo puoi fare, non devi dire non ci sono i soldi, danno di Stato. È una libera scelta tra le priorità, tra le opzioni tua di non farlo. E allora se te scegli questa soluzione, allora sei obbligato a mettere in discussione la gestione di quella delega, non dico a rimetterla, visto il referendum del 4 è andata ahimè male, perché poteva intaccare il ragionamento del equilibrio tra Stato e Regioni. Siccome così non è andato, allora dovremmo trovare anche in questo caso un pertugio, una strada, una via di mezzo, che dovrà chiedere alle regioni di avere l'intelligenza dentro il mantenimento della delega di trovare un equilibrio con il Ministero, con il MIT e probabilmente anche con quello del welfare per trovare la gestione, visto che vai a chiedere i soldi allo Stato, di quei soldi in maniera copartecipata a livello nazionale. È evidente, no?
oppure appunto in maniera astratta, se vuoi l'assolutismo della tua delega, della tua libertà di potere, ci metti i soldi. Siccome già sappiamo che non ci metteranno, io credo che dovremmo convincere le regioni a quantomeno avere l'intelligenza e il buon senso di mediare, come dire, in senso anche tecnico. Io credo che se noi lavoreremo in questa chiave di lettura, che è da un lato concreta le condizioni date per quello che è possibile, troveremo una soluzione. Io sono convinto, noi abbiamo una soluzione, stiamo organizzando con i sindacati degli inquilini una conferenza generale sulla casa per l'autunno, che è frutto del dibattito in corso e del documento che stiamo per firmare a livello nazionale, ma altrimenti questo paese, come dire, perderà un'altra occasione e continuerà in uno stallo che rimarrà uno stallo, perché poi siamo un paese che per fortuna o per sfortuna a seconda del momento siamo comunque di 60 milioni, il settimo più ricco del mondo, quindi non è che mai arriverà un maremoto in Italia, diciamo, no? Che può mettere in crisi questo nostro bellissimo paese, perché appunto siamo grossi, eh? 60 milioni e il settimo paese più ricco del mondo, siamo grossi, però rimane uno stallo inutile, e accadrà quello che è accaduto a dicembre 2014, cioè che chi si propone con soluzioni, come dire, frettolose e superficiali, poi deve andare a chiedere i soldi allo Stato, perché quella soluzione non sta in piedi. Come va a chiedere i soldi allo Stato, scatta la competizione con l'Esp, che è il titolare dei soldi dello Stato, essendo pubblica all'edilizia dell'edilizia. Quindi io spero che ci sia l'intelligenza, il buon senso, di evitare lo stallo e di evitare la guerra tra poveri, ma di trovare la soluzione che è la via di mezzo. Questo è su quello su cui siamo impegnati come Federcasa e come enti gestori, e su questo, per quanto mi riguarda, continueremo a lavorare sperando che questo paese abbia questa volta l'intelligenza e non per la tempo. Scusatemi se l'ho fatta un po' lunga, ma mi premeva dire questo. Grazie.